un documentario su Grazia Deledda. Cosa racconterò? È una storia, la sua, dove la protagonista è lei, il mondo è il suo, il sangue dei personaggi, la loro ingenuità, le loro innocenti follie sono le sue. Cosima si stacca con dolore ed orgoglio dalla famiglia dei suoi personaggi e la manda per il vasto mondo. Quando ero molto giovane io andavo a cercare i libri scritti dalle donne e una delle prime donne che ho letto volutamente, perché era una scrittrice, è stata Grazia Deledda. La pianura ondulata con le macchie grigie delle sabbie e le macchie giallognole dei giuncheti, la vena verdastra del fiume. E fra questo verde, il grigio e l'azzurro dei monti. Lei dipinge, lei ha bisogno di ricordare i colori delle cose, è proprio un mondo pittorico il suo. Durante gli anni 30 ho letto i suoi romanzi. Ecco, forse è quello che mi ha aiutato a non fare la casalinga come era il destino delle donne di allora. Quel coraggio suo mi ha traghettato a diventare quello che poi sono stata. Quando cominciai a scrivere, 13 anni, fui contrariata dai miei. Era veramente una rivoluzionaria. La sua rivoluzione è quella di rovesciare tutti gli archetipi che riguardano il femminismo, le condizioni della donna in quel momento. Visto l'alba, il tramonto, il sorgere della luna nell'immensa solitudine delle montagne. Ho ascoltato i canti e le musiche tradizionali e le chiavi, i discorsi del popolo. E così si è formata la mia arte, come una canzone, un motivo che sgorga spontaneo dalle labbra di un poeta primitivo.